One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale. Ci sono persone che non hanno bisogno di una pozione per trasformarsi da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, come nel romanzo di Robert Louis Stevenson. Ci sono persone che una insospettabile, terribile, assurda metà oscura ce l'hanno dentro, così ben nascosta che non la vedeva nessuno. E quei pochi che invece se ne accorgevano venivano presi per matti. Sono Carlo Lucarelli, racconto spesso la metà oscura della gente e questa è la storia di Bill Cosby, forse perché dobbiamo ancora dire così, ma sicuramente di Jimmy Savile. William Henry Cosby Jr. nasce nel 1937 a Filadelfia, in Pennsylvania. Famiglia modesta, padre cuoco nella Marina Militare Americana e madre cameriera. Primogenito di quattro figli, a cui i signori Cosby cercano di assicurare buona istruzione e buone possibilità di carriera. Nonostante la classe sociale, la residenza in un quartiere periferico di case popolari come Richard Allen e, naturalmente, il fatto di essere neri negli Stati Uniti dei primi anni 40. Il piccolo Billy è bravo, brillante e si applica molto. E infatti, fino dalle elementari è rappresentante di classe e capitano della squadra di baseball. Detta così, ci si potrebbe immaginare il classico tipo arrogante e saccente che si vede nei film, il cocco dei professori e magari anche il bullo che se la gioca sul fisico visto che eccelle negli sport. E infatti Billy è grande e grosso, ma con i compagni è proprio un'altra cosa. Billy è uno che fa ridere, ma ridere molto. Compagni, amici, professori, è uno che si inventa scherzi e barzellette, che fino da quando è in prima elementare mette su veri e propri sketch. È simpaticissimo, è molto divertente. E sì, altro che capoclasse e capitano della squadra, Billy è popolare perché gli vogliono bene tutti. Il fatto che faccia un sacco di cose, però, è un problema. Studia, gioca a baseball, a football, a basket, recita nella compagnia di teatro della scuola e fa ridere. E ad un certo punto si confonde. Così molla tutto e si arruola in marina. Ci resta pochissimo. Poi finalmente abbraccia la sua vera vocazione, che è, appunto, far ridere. È da quel momento che il giovane Billy si trasforma progressivamente in Bill Cosby, uno degli attori più famosi, più amati e più pagati, e dai, anche uno dei più bravi del mondo dello spettacolo, soprattutto quello televisivo. Comincia come stand-up comedian, con i suoi monologhi al Gaslight Café nel Greenwich Village, a New York. È il 1962. Bill ha un discreto successo, viene notato dalla TV e diventa ospite fisso nel The Tonight Show. Intanto, per la Warner Bros., registra dischi in cui racconta storie e aneddoti tratti da una sua infanzia immaginaria. E anche lì, grande successo. 5 dischi di platino di seguito. Tanto che dopo un po' mette su una sua compagnia, la Theta Grammaton, per produrseli da solo. Nel 1964 lo prendono a fare Scotty in un telefilm che si chiama I Spy, da noi Le Spie, me lo ricordo anch'io, dove lui e Robert Culp erano una coppia di finti tennisti che andavano in giro per il mondo per conto della CIA. Ora, il fatto che fossero uno bianco e uno nero, Cosby infatti è il primo coprotagonista di colore di una serie che non faccia soltanto ridere, ecco, è una cosa che nei primi anni 60 dà fastidio a un po' di gente. Poca però, per fortuna, perché la serie va benissimo, dura 3 stagioni e vince 4 Emmy Awards. Sempre più lanciato, Cosby interpreta una serie di show con il suo nome in televisione, qualche film, un cartone animato che lo vede sia come doppiatore che in carne ed ossa, che si chiama Fat Albert, e che anche quello è un successone, e un mucchio di altre cose, come una serie di pubblicità di prodotti per famiglie. Poi, nel 1984, arriva The Cosby Show, una sitcom che da noi si chiama I Robinson. Una sitcom, o situation comedy, è una serie di quelli che una volta si chiamavano telefilm, che fanno ridere e che sono ambientati quasi interamente in una situazione, appunto, ben definita, di solito un luogo o un gruppo di persone. Bill Cosby è il dottor Robinson, simpaticissimo, tenerissimo, umanissimo capofamiglia di una famiglia altrettanto tenera, umana e simpatica.
i Robinson, che nell'originale si chiamano Huxtable, stanno a Brooklyn Heights, un bel quartiere di New York. Lui è Cliff e fa il ginecologo, e lei è Claire, che fa l'avvocato, e i figli vanno tutti a scuola. Il protagonista è lui, gliene succedono di tutti i colori, lui reagisce con un insieme di umanissime e divertenti debolezze e alla fine si chiude tutto in modo corretto e risolutorio, ma molto divertente. Le risate registrate cadenzano ogni battuta, ma potrebbero anche farne a meno, perché tutto funziona benissimo. E infatti è un successo strepitoso, e non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. The Cosby Show, va bene, i Robinson, vanno avanti sulla NBC per 8 stagioni, dal 1984 al 1992, con 30 milioni di spettatori a settimana, 201 episodi che restano in cima alle classifiche degli show televisivi più popolari di tutti i tempi. Bill Cosby diventa in quegli anni l'attore televisivo più pagato al mondo, accumulando più di 400 milioni di dollari. Soprattutto però, i Robinson fanno una cosa, perché di famiglie nere in TV ce n'erano già state, poche, va bene, però qualcuna sì, ma non come la famiglia del dottor Cliff, che invece di essere strana o di essersi fatta da sé lottando contro i pregiudizi, è una benestante, normalissima e molto americana famiglia borghese. Professionisti che vengono dall'università, figli al college, buon quartiere, senza problemi. Qualcuno critica questa apparente mancanza di una tematica politica, e invece è proprio la forza della normalità ad essere apprezzata e ad includere Bill Cosby nella lista dei 100 Greatest African Americans, i 100 più grandi afroamericani. Del resto, che sia un conservatore non è un segreto, anzi, ma Bill Cosby non è un repubblicano come gli altri, dice di esserlo come lo era Abraham Lincoln, con un rigido codice morale, sposato alla stessa bellissima, raffinata donna di ottima famiglia, il padre più amato d'America, un uomo tutto d'un pezzo, preso ad esempio sia dai neri che dagli altri, e dai, davvero simpatico, simpaticissimo. Nel gennaio del 2005, una donna che si chiama Andrea Constant si presenta alla polizia. Andrea dice che un anno prima, quando lavorava alla Temple University e si occupava delle squadre di atletica, aveva conosciuto Bill Cosby. Cosby, infatti, aveva proseguito gli studi interrotti quando aveva mollato il college per fare il comico e si era preso una serie di diplomi e di lauree, di cui una proprio alla Temple University. Cosby era sempre stato un appassionato di sport. Andrea era una ex giocatrice di basket, erano diventati amici e lui, che alla Temple aveva un certo ascendente, era diventato per lei una specie di mentore. Poi, una sera, l'aveva invitata a casa, nella sua villa fuori Filadelfia, e siccome Andrea era un po' nervosa per un paio di cose che le erano successe all'università, Cosby le aveva offerto delle pillole, roba naturale, omeopatica, a base di erbe, giusto per calmarsi. Le usava anche lui, le mie amichette, le chiamava. Boom! Andrea dice che da quel momento non ha capito più niente. Ha un vago ricordo di Cosby che le metteva le mani addosso, e poi zero, finché non si è risvegliata verso le 4 del mattino, mezza nuda, e in qualche modo è ritornata a casa. Bill Cosby nega. Ammette che sì, c'è stato qualcosa, ma la donna era consenziente, e se adesso dice il contrario è solo per ricattarlo. Il giudice che esamina il caso conclude che non ci sono prove e Cosby viene scagionato. Allora Andrea intenta una causa civile e Cosby acconsente a pagarle una cifra segreta, ma sicuramente piuttosto grossa, per chiudere il processo. A quel punto però arriva un comico che si chiama Hannibal Buress, uno stand-up nero come Cosby all'inizio della sua carriera, che lo prende in giro sulle accuse di stupro. Così arriva la stampa e con quella arrivano altre donne che dicono di essersi finalmente decise a parlare, soprattutto nell'epoca del Me Too, con le sue denunce di abusi sessuali. Sono più di 50 e raccontano più o meno la stessa storia. Aspiranti attrici, giovani modelle che volevano entrare nel mondo dello spettacolo, conoscenze occasionali, collaboratrici, come Andrea Constant o come Lily, che studiava con lui una parte per i Robinson, quando dice che Cosby le ha fatto prendere delle strane pillole. Ma come fai a non fidarti del dottor Robinson? E poi, ciao. Perché l'elemento comune, quello che sta alla base di tutti i racconti, è proprio quello, la droga. Bill Cosby viene accusato di essere uno stupratore seriale con l'ossessione di abusare di donne incoscienti, come Sean, che ha con lui regolari rapporti sessuali, tanto da rimanere incinta. Ma racconta che una sera, nella sua villa di Beverly Hills a Los Angeles, Cosby le ha offerto un drink con un sapore strano e poi più nulla.
un'ossessione, quella che raccontano tutte quelle donne, che, se non bastasse già di per sé, avrebbe davvero qualcosa di pericolosamente patologico, una cosa da serial killer. Dalla prima, Cristina, nel 1965 fino ad allora. Se sono state in silenzio tutto quel tempo, dicono, è perché non è facile accusare il dottor Cliff Robinson, il padre d'America, il grande, amato e potente Bill Cosby, che, dicono, dopo le minacciava: ti distruggo, sei morta, ti faccio finire dentro per estorsione, come in effetti era successo alla figlia di Sean, condannata a 2 anni. Il 30 dicembre del 2015 Bill Cosby viene arrestato. È un vecchione appesantito, calvo e con la cataratta, ma le accuse sono pesanti e circostanziate da molte ammissioni dello stesso Cosby, che nell'aprile del 2018 viene condannato a 3 anni, tenuto conto dell'età e tutto il resto, per violenza sessuale aggravata. Sentenza ribaltata il 30 giugno del 2021 dalla Corte Suprema della Pennsylvania, che annulla la condanna per vizi procedurali e lo rimette in libertà. Era successo una cosa simile ad un'altra grande star dello spettacolo e non solo. Un grande mito della società civile. Un altro modello inestimabile di buoni sentimenti, questa volta in Gran Bretagna. Jimmy Savile era probabilmente l'inglese più amato di tutti i tempi. Nato come DJ alla fine degli anni 50, esplode in TV alla conduzione di un programma musicale come Top of the Pops. Grazie alla sua simpatia travolgente, ad un look folle, con i lunghi capelli ossigenati, gli occhiali assurdi e un'enorme Havana sempre tra le labbra. I giovani lo seguono incollati allo schermo, ridono tutti dei suoi scherzi improvvisi e delle sue battute inaspettate e dissacranti. Diventa un idolo pop, appunto. Ma fa di più. Conduce un programma che si chiama Jimmy il Fix It, Jimmy lo sistemerà, in cui esaudisce i desideri più incredibili degli spettatori che gli scrivono. Amori perduti che si cercano, bambini malati con sogni impossibili, personaggi famosi da far incontrare ai fan. E tutto con una straordinaria, commovente ed esilarante fantasia. Non solo, perché Jimmy non è soltanto un uomo di spettacolo. Nel tempo libero presta servizio come volontario negli ospedali, umile portantino, o raccoglie fondi per beneficenza, correndo come Forrest Gump. E mica pochi, più o meno 40 milioni di sterline, con cui ristruttura ospedali, fonda unità per cure speciali, reparti di pediatria, anche strutture psichiatriche di massima sicurezza, come Broadmoor, il famigerato manicomio giudiziario di Londra. Quando passa, gli chiedono tutti un selfie, che lui non rifiuta mai. Ha foto con chiunque, fino al principe Carlo e alla principessa Diana, amicissimo del primo ministro Margaret Thatcher, che lo fa nominare baronetto dalla regina. Il problema è che dalla metà degli anni 50 il grande Jimmy Savile ha abusato sessualmente di più di 500, tra donne, ragazze, ragazzine, bambini e ragazzini, di un'età compresa tra i 5 e i 75 anni. Un numero che comprende ricoverati incoscienti negli ospedali a cui aveva libero accesso, come portantino o come filantropo. E anche, dicono, qualche corpo che stava in obitorio. Non l'avevano mai preso perché era protetto da amicizie potenti e soprattutto perché come fai a pensare che Jimmy Savile faccia certe cose? Impossibile. Interrogato dalla polizia nel 2007, finalmente sottoposto ad inchiesta ancora molto riservata, Savile muore nel 2012 per cause naturali. Un anno dopo scoppia lo scandalo che porta alla luce la sua vita segreta da Mr. Hyde e travolge chi non aveva avuto il coraggio di parlarne, come alti funzionari della BBC che avevano insabbiato un documentario su di lui. Qualcuno ancora non ci crede, ma tanta gente ha finito per stracciarla, quella foto che si è fatta con Jimmy. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, va bene, in ognuno di noi c'è una metà oscura che di solito riusciamo a tenere sotto controllo e a volte invece prende il sopravvento. In alcuni, poi, quella metà oscura è così forte da costituire in un certo senso la normalità, con persone che non sono così ogni tanto, ma sempre, mentre il loro essere bravi, amabili e grandi è solo una maschera. E anche se la parola mostro non si usa più, e giustamente, ecco, è un po' quello che sono Jimmy Savile e forse, rispettiamo le sentenze, Bill Cosby. Quella però che fa più paura non è la patologia dei singoli, quanto quella del sistema, che tollera e sotto sotto approva certi comportamenti, che dice che il maschio cacciatore va bene, la violenza no, ci mancherebbe, ma si sa come sono fatti i maschi, no? Ma soprattutto copre l'amico potente,
perché è potente, appunto, e fa paura, e poi perché scoprirlo farebbe perdere la faccia a tutto il sistema. Come fai ad ammettere che quello da cui correvi a farti selfie, da cui prendevi soldi e strette di mano, che difendevi attaccando e umiliando le donne che lo accusavano, come fai ad ammettere che sì, in effetti, era un orco? E questo è un guaio per tutti. Perché, come sempre, i processi che devono fare veramente paura sono quelli che non si fanno. Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.